Olympic Day, 23 giugno. È la data in cui ogni anno il mondo invita se stesso a praticare attività fisica, a muoversi insieme, communiter, come la parola che dai giochi di Tokyo il CIO ha aggiunto al suo classico motto Citius, Altius, Fortius. Quest'anno il tema è Let's Move, muoviamoci. Lo scopo è fare un allenamento divertente e inclusivo di 30 minuti. Io sono Luca Pelosi e questi sono gli Olympic Days. Iniziano proprio oggi, a 399 giorni dai Giochi Olimpici di Parigi. Oggi è l'Olympic Day. Fatevi un giro sul sito del CIO o sui canali social, prima magari di farvi un giro di corsa. Olympics è la parola chiave, non faticherete a trovare idee. Ci sono anche testimonial niente male, c'è Pau Gasol, basket, che di Olimpiadi ne ha fatte 5. Alison Felix, atletica, nessuna donna nel suo sport ha più medaglie di lei. Logan Martin, BMX, è un freestyler che ha sempre male alla schiena ma che riesce a vincere le Olimpiadi. E poi c'è PV Sindhu, badminton, prima indiana a disputare una finale olimpica mangiando qualche hamburger. E c'è Yusra Mardini, nuoto, siriana, ma da due edizioni battente la bandiera dei rifugiati. Ne hanno da dire, ne hanno da insegnare in questo 23 giugno a 399 giorni dall'inizio dei Giochi di Parigi, lì dove nasce l'Olympic Day. La data ovviamente non è casuale, fu decisa nel 1947 e celebrata per la prima volta nel 1948 solo da alcune nazioni e nel 1978 da tutte quante. Rimanda al 23 giugno 1894, quando alla Sorbona di Parigi, guarda un po', Parigi, era nato il Comitato Olimpico Internazionale. Ci ha messo anni Pierre de Fredy, barone de Coubertin, per arrivarci. Era partito studiando i metodi educativi degli inglesi, che consideravano importante l'attività fisica, e aveva cercato di portarli in Francia. Si era entusiasmato quando aveva saputo degli ultimi scavi ad Olimpia e dell'apertura di un museo nel sito dei giochi dell'antica Grecia. Rifacciamoli, si era detto, poi l'aveva detto un po' ovunque, ma sempre uscendo con la sensazione di non essere capito. Eppure, proprio in Francia, qualche anno prima, qualcuno ci aveva pensato. Poco dopo la Rivoluzione francese, il deputato giacobino Charles Gilbert Rome, per celebrare i primi 4 anni dalla Prima Repubblica francese, aveva ideato le Olimpiadi della Repubblica, un omaggio consapevole ai giochi dell'antica Grecia. La prima edizione si tenne nel 1796 a Campo di Marte. Lui non riuscì ad assistervi perché nel frattempo era stato ghigliottinato, capitava in quel periodo. Si tennero 3 edizioni. Corsa ed equitazione nella prima, anche lotta nella terza e ultima nel 1798. Era il 22 settembre e ci fu anche una sfilata di quelle che in Francia chiamavano le Repubbliche Sorelle, cioè un modo gentile per dire territori conquistati, e cioè Paesi Bassi, Svizzera e Italia. L'Italia, già l'Italia che era ancora solo espressione geografica, ma veniva da lì, un pezzo di famiglia del barone. La famiglia dei Fredy, infatti, ha un ramo italiano, documentato già dal 300 dalle parti di Roma. E proprio a Roma, a Colle Oppio, nel 1506, il nobile Felice de Fredis cadde in una buca. Sì, c'erano anche allora le buche in quella che, naturalmente, non era ancora la capitale d'Italia. Quella però non era una buca come un'altra. Si trattava di un vano sotterraneo che dava accesso ad una stanza con tanti blocchi di marmo. Un architetto li mise insieme e ne venne fuori il gruppo del Laocoonte, proprio quello scolpito dai maestri di Rodi e citato da Plinio nelle sue storie, quello che ancora oggi è esposto ai Musei Vaticani. Ancora oggi, peraltro, la tomba di Felice de Fredis si trova nella chiesa dell'Araceli, vicino al Campidoglio. Il cognome De Fredy arriva quando la famiglia si sposta in Francia, poi è Luigi XIII a ratificare il titolo di barone de Coubertin. Oh già, il nostro barone l'abbiamo lasciato alla disperata ricerca di aiuti per far rinascere i giochi olimpici. Qualcuno che lo capisce alla fine lo trova ed eccoci così alla Sorbona per quello che in realtà è un congresso dello sport dilettantistico.
Al punto 8 dell'ordine del giorno nelle convocazioni c'è però la voce possibilità di ristabilire i giochi olimpici. A quali condizioni sarà realizzabile? Lui fa arrivare la circolare negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in tanti posti europei e in una successiva lettera scrive anche dell'obiettivo di far ruotare la sede tra le principali capitali del mondo. Il giorno prima i partecipanti scoprono che il nome del congresso è cambiato, Congresso Internazionale di Parigi per il ripristino dei giochi olimpici. Per la serie, poi non dite che non lo sapevate, nel frattempo sono arrivati 2000 delegati e rappresentata anche la famiglia reale greca, da cui ha avuto un assenso di massima perché si possa cominciare proprio ad Atene. Il mediatore con i reali greci è Demetrios Vikelas, un greco, non uno sportivo ma un grande studioso di cultura classica, sa benissimo cos'è Olimpia, cos'erano i giochi olimpici. Parla greco, inglese, francese, tedesco, italiano e quindi parla con tutti. È lui a presentare la proposta che viene approvata, è lui che diventa il primo presidente del Comitato Olimpico Internazionale, mentre De Coubertin è il segretario. Tutto fatto quindi, no per niente, perché in Grecia non è così semplice. Ad Atene c'è già stato un tentativo, grazie all'impegno di un uomo d'affari greco, Evangelis Zappas. Nel 1859, nel 1870 e nel 1875 ha organizzato i Giochi Olimpici di Zappas. Un po' megalomane, direte voi, ma proprio per questo tiene molto alla sua creatura e aveva avuto l'appoggio del governo. Il primo ministro greco Trikoupis è fortemente contrario ad altri giochi e non fa altro che dire che i soldi sono finiti. De Coubertin quasi ci rinuncia, inizia a non rispondere alle lettere di Vikelas e i suoi oppositori dicono che ormai si è innamorato. Che un po' è anche vero, il barone si è sposato e ha iniziato a scrivere una monumentale storia della Francia. Si dice anche che ormai disilluso si stia per dimettere dal ruolo di segretario del CIO. Vikelas però non molla, il primo ministro cambia, il principe Costantino allora sembra favorevole finché un giorno dall'Egitto arriva la donazione di un inatteso mecenate. Si chiama Georgios Averof. È un greco ricchissimo che vive ad Alessandria d'Egitto. Lui mette i soldi per ricostruire lo stadio panatinaico e poi si attrezzano anche le altre strutture. De Coubertin riprende vigore e all'inizio del marzo 1896 è ormai sicuro che i giochi della prima Olimpiade moderna si faranno ad Atene. Il 6 aprile del calendario gregoriano, in Grecia è il 25 marzo perché ancora usano il calendario giuliano, inizia un'avventura che continua ancora oggi. Oggi è 23 giugno, Olympic Day, perché il 23 giugno non solo nacque il CIO, ma perché le Olimpiadi moderne pensate da De Coubertin trovarono il loro primo eroe greco, quello che ci ha creduto più di tutti, Demetrios Vikelas. Olympic Days è un podcast ideato, scritto e letto da Luca Pelosi. Però non fate fare tutto a me. Un po', ascoltatelo.